L'essere umano oggi è in grado di ingaggiare una battaglia per la dignità della vita, per la difesa dei diritti umani, per il rispetto della dignità degli altri? Certamente sì, ovviamente, se siamo arrivati qui noi europei con questa grande storia di altissima civiltà, abbiamo già dato tanto all'umanità e quindi diciamo che possiamo serenamente accogliere questa sfida riaffermando questi principi che fondano sul diritto della persona e al rispetto della dignità della vita per creare un nuovo umanesimo e dare una risposta appunto a questa crisi di valori importante, questa difficoltà di dialogo tra persone di fedi diverse, ma le persone cercano nella religione la risposta alla sofferenza che produce una crisi esistenziale e quindi è chiaro che la religione serve per la felicità delle persone. Se una religione non dà queste risposte è perché è utilizzata politicamente e quindi bisogna imparare a fare la differenza, a distinguere.